Iscritto a parlare il senatore Crosio, ne ha facoltà, prego. Sì, grazie Presidente. Signor Ministro, ieri abbiamo seguito la sua audizione e noi ci chiediamo come sia possibile essere così sfacciatamente ottimisti sull'andamento economico del nostro Paese. Ci chiediamo ancora una volta in che mondo vivete. Per una volta ogni tanto sono d'accordo col collega Brunetta, ahimè. Ma lei, signor Ministro, io mi chiedo in che mondo vive? Non va mai in un mercato, in mezzo alla gente, in mezzo agli anziani? È possibile che li sentiamo solo noi, quelli che si lamentano, quelli che non vedono una prospettiva per il loro futuro? Li incontro solo io, i giovani che stanno facendo la valigetta perché se ne stanno andando da questo paese, giovani che abbiamo formato e comunque ci sono giustamente costati sui quali abbiamo investito, che qualcuno ne trarrà beneficio nei prossimi anni. Vanno in Svizzera, vanno in Germania, ne ho conosciuto ieri uno che addirittura parte per Città del Messico. Cioè un bel, no? E con gli anziani non ci parlate mai, che sono ormai all'umiliazione dopo una vita di sacrifici, in modo particolare con le azioni che non sono mai state messe in campo per salvaguardare veramente la loro vita quotidiana. Ripeto, non so se li incontriamo solo noi quelli che si lamentano, ma la luce in fondo al tunnel probabilmente è una battuta, ma è veramente un treno ancora una volta che ci sta venendo contro. D'altronde siete il clone del governo Renzi e per cui i governi che si stanno succedendo sono quelli dei proclami, degli annunci, ma nei fatti concreti, ahimè, i numeri, è un'alchimia strana che state mettendo in campo con la complicità dell'Europa. A fine agosto il ministro Poletti annunciava un bonus di 2 miliardi per creare 300.000 posti di lavoro. È un calcolo generosissimo che è stato fatto, con obiettivi fantastici. Peccato che però, al momento di tradurli in fatti concreti, nei documenti ufficiali, tutto evapora e tutta fuffa anche in questo caso. Però mi voglio allacciare a quello che dicevano i colleghi del PD prima, che tra di loro sono un po' discordanti, perché la collega che è intervenuta diceva che il ministro sulle infrastrutture del Mezzogiorno si sta dando una risposta incredibile e citava un'opera fatta a Molfetta, legittima, che non conosco per carità divina, dicendo a un collega pugliese che quella poteva essere la rinascita delle infrastrutture, dell'economia, insomma. Invece il collega che è intervenuto prima lamentava, ahimè, e in questo caso sono pienamente d'accordo, la perenne assenza del ministro Del Rio, che la cura del ferro che ha prospettato probabilmente è ancora fatta del suo lavoro. Lui fa il medico e giustamente il ferro fa bene all'organismo, ma la cura del ferro che ha bisogno del nostro paese è un'altra cosa. E sono pienamente d'accordo con lei, caro collega, e più volte l'abbiamo ricordato, signor ministro, in audizione con Del Rio. Io vorrei un ministro che va in Europa a salvaguardare i miei interessi, i nostri interessi, e cercando di valorizzare quello che diceva il collega, che più volte abbiamo richiamato, di esaltare quello che è l'infrastruttura Rotterdam-Genova, perché è vero, con il raddoppio del canale di Suez, la piattaforma del nostro paese all'interno delle infrastrutture potrà essere abbastanza competitiva ai 75 chilometri di banchina che ci sono a Rotterdam, 75 chilometri, ma qualcuno si deve muovere, qualcuno deve dire qualche cosa da questo punto di vista. Abbiamo un ministro delle infrastrutture assente, completamente assente. Io mi occupo di infrastrutture, in quei pochi minuti che ho voglio accentuare questa cosa qui. Ma la stessa cosa la possiamo dire ad esempio sulla banda ultralarga. Chiediamo, Morando, quante volte l'ho detto in quest'aula, che il governo faccia chiarezza una volta per tutte prima di dire che dobbiamo mettere ancora fibra, e va bene, ma qualcuno mi dica quanta fibra spenta c'è nel nostro paese. Non lo dico io, lo dicono gli operatori, quelli che hanno interesse a mettere i cavi con quelli guadagnano, ma dicono abbiate almeno il pudore di verificare quanta fibra spenta prima di spendere soldi che non abbiamo. E anche qui avete detto accenderemo 100 città, faremo un sacco di
di belle cose, le aree a fallimento di mercato sono sempre più a fallimento. Fallimento come il vostro governo, come la vostra economia. Vi chiudo, signor Presidente. Vi esorto una cosa, lasciate stare in questo momento la possibile fusione tra ferrovie e ANAS, non sommate a casino, altro casino, insomma, cerchiamo di portare fuori questa legislatura, chiudete i conti e la belle meglio, siete, per fare una chiusura dico che siete come lo spesometro, un sistema in tilt, di un sistema fallato e fallimento, ecco. E per cui io confido, anzi ne sono certo, che a breve gli italiani, che ormai hanno capito, no, vi manderanno a casa e speriamo che chi verrà dopo di voi abbia almeno il pudore di non fare strane alchimie dal punto di vista economico e di dire quella che è la realtà di un paese che fa fatica, grande fatica, deve fare dei grandi sacrifici e farà dei grandi sacrifici, ma non è buttando il fumo negli occhi come state facendo ancora una volta voi, che risolvete i problemi italiani. I problemi sono altri e voi non ve ne siete resi conto.